parte col destro. Che gol! Fine primo tempo, United Boys contro Bottega Red Bull, stato in medio vantaggio, United Boys per 2-0, andiamo a intervistare il loro protagonista in campo. Cuomo, portiere del United Boys, non vuole rilasciare i commenti. Cagliazzo, 2-0, grande partita, grande primo tempo, cosa mi dici? Beh, gli avversari sono bravi, diciamo che non è che abbiamo fatto uno dei nostri migliori primi tempi, speriamo che nel secondo tempo riusciamo a fare di meglio. Troppo nervosismo? Anche. Come mai? Ma comunque siamo ancora amareggiati dall'ultima sconfitta, no, l'ultimo pareggio che abbiamo fatto venerdì scorso, e quindi cerchiamo questi tre punti a tutta costa. Va bene, in bocca al lupo il secondo tempo, andiamo ora ad intervistare, andiamo dal numero 2. Ciao, cognome? Ciao, Scotto. Scotto, un primo tempo un po' sottotono per voi, errori in difesa che hanno costato, sono costati due gol, cosa mi dici? Siamo partiti male alla fine, ci hanno preso subito in contropiede, abbiamo preso questi due gol velocemente, poi ci siamo innervosendo tra di noi e non va bene. Speriamo nel secondo tempo di riprendere un po' la partita, sia mentalmente che con il risultato. Vabbè, bocca al lupo il secondo tempo. Tra Bodega Red Bull e United Boys, partita vinta dal Bodega Red Bull per 3-2, siamo più il migliore in campo. Scotto, noi segniamo la medaglia migliore in campo. Grazie Alex, per te è stato il tuo gol che ha sbloccato i tuoi da un inizio difficilissimo. Cosa mi dici? Al primo tempo siamo partiti malissimo, 2-0 per loro. Al secondo tempo ci siamo riorganizzati, abbiamo fatto dei gol importanti col cuore e abbiamo portato a casa il risultato. Cosa è successo secondo te? Cosa ha dato il via a questa rimonta? Che alla fine ci tenevamo a questa partita perché comunque ci servivano punti per risalire in classifica. Ci abbiamo messo il cuore, siamo stati bene in campo e abbiamo fatto questi tre gol che ci hanno permesso di vincere questa partita. Ok, a chi vogliamo dedicare questa vittoria? La dedico sempre alla squadra, che sperando di fare altri punti importanti. In bocca al lupo e poi il torneo. Ciao ragazzi.